Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale di TenorShare. Oggi vedremo come trasferire le chat da iPhone ad Android attraverso l'applicazione iCareFone per WhatsApp. Quindi andate sul sito che trovate qua sotto in descrizione, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e seguite tutti i passaggi che vi illustro in questo video. Oltre al passaggio utilizzando iCareFone, vi mostrerò altri metodi per poter trasferire le chat di WhatsApp da iPhone ad Android. Quindi guardate tutto il video. Metodo 1. Vai nel link che trovi qua sotto nella descrizione del video e scarica iCareFone for WhatsApp Transfer. Ora apri iCareFone for WhatsApp Transfer e puoi vedere nella schermata principale diverse icone dei social media. Seleziona WhatsApp. Ora connetti iPhone e poi Samsung al computer con i loro rispettivi cavi. Clicca su Trasferisci ed eventualmente segui la guida per abilitare il debug USB su Samsung. Quindi torna indietro e accedi alle impostazioni. Una volta fatto l'accesso alle impostazioni, scorri in fondo fino a Informazioni sul telefono. Apri Informazioni sul telefono, cerca la voce versione Build e premila 7 volte finché non avrai attivato le opzioni sviluppatore. Ora torna indietro e seleziona la voce opzioni sviluppatore. Dal menu opzioni sviluppatore scorri fino a raggiungere la voce debug USB e attiva l'interruttore accanto alla voce debug USB. Poi premi su OK. Premi su consenti sempre e clicca OK. Torna al tuo computer e clicca su Continua. Quando il backup sarà terminato, inizierà il backup WhatsApp del dispositivo sorgente, in questo caso iPhone. Aspetta il completamento. Quindi verifica il tuo account in questo modulo. Metodo 2. Gmail. Una conversazione alla volta. Apri WhatsApp, seleziona una chat e trascina con il dito da destra verso sinistra. Poi seleziona la voce Altro. Clicca sulla voce Esporta chat. Ora puoi scegliere tra due opzioni, Allega media o senza media. Il peso non può superare 25 MB per mail, è un limite di Gmail, quindi se la tua conversazione contiene molti dati, l'opzione Allega media non eseguirà pienamente il backup dei tuoi dati. Scegli l'opzione che fa il caso tuo. Seleziona Gmail dalle opzioni. Inserisci l'indirizzo della tua posta elettronica e premi la freccia in alto a destra. Attendi che termini la procedura, quindi puoi andare sul tuo Samsung per recuperare la chat. Metodo 3. Cronologia backup. Apri il menu chat, clicca su Impostazioni, clicca su Chat, scegli Backup delle chat ed esegui un backup. Quando la procedura sarà terminata, disinstalla WhatsApp dal tuo iPhone e ripristina le chat da Samsung. Bene, il video finisce qui, spero che vi sia stato utile, che siate riusciti a trasferire le vostre chat senza perdere i vostri dati e i vostri allegati. Se il video vi è stato utile, lasciate un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!